E allora, ero arrivato, se non mi sbaglio, nel punto in cui ho recuperato le mani di Efesto. Ciao, Games Café. Allora, avevo recuperato appunto le mani di Efesto. Come stai? Sei italiano? Meno male. Stavo dicendo, recuperato le mani di Efesto e adesso credo che io debba andare alla fucina. Credo. Spero. È una speranza. Se riesco ad arrivarci. Perché voi non lo sapete, ma io ho un pessimo senso dell'orientamento. Beh, certo, no, ma lo sai perché te l'ho chiesto? Lo sai perché te l'ho chiesto? Perché di solito quando faccio delle live a quest'ora o in generale, quando non lavoro, perché anch'io lavoro in teoria, però questa mattina no, mi contattano tutti stranieri. Quindi sono rimasto sorpreso dal fatto che mi abbia contattato un italiano. Certo che sei italiano, vabbè, non hai, era una battuta, però non l'hai colta, dai, mi dispiace. Allora, vediamo un attimo. Allora, queste sarebbero le innumerevoli missioni che abbiamo da fare. Cominciamo da questa. Ammazza, ce n'è di roba da fare qua. Anche tanta. Poi ripeto, questo gioco secondo me live rende parecchio perché riesco a fare più cose, a vedere più cose senza essere, diciamo, limitato da quello che può essere una registrazione. Conto di comprarmi anche una console, però un po' più avanti. Poi adesso che i prezzi, cioè che non ci sono in giro, è un po' difficile. Aia, mi sono pelagato in una situazione alquanto complessa. Vabbè, smolecoliamoli, so, che ci vuole? Ammazza, oh, ma quanti sono? Una marea! Aia! Che cacchio, come vola quello? Ma chi è? Ma chi sei? Ve odio. Via qua. Via qua, via qua. Scendi dal trespolo. Oh, perfetto. È sul genere Zelda, non so se conosci. Diciamo molto simile. Come tipologia, poi non c'entra niente con Zelda e questi giochi qua, però quello è. Aia. Sta a distruggere le molecole. No, 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 tu sei grosso, tu sei che io. No, 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 questo è capo. No, no, questo c'è smolecola. Via, 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 proprio via. L'ho fatto incavolare, l'ho fatto incavolare, si è incavolato. Vabbè, tu sì. Oh, no, 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 au, a fratello. Che stai a fa? Che po'. Fermati, fermati. Allora, io direi che quello ci diamo, ma proprio in maniera, cioè, damose proprio, raga, perché quello fa male. E cerchiamo di raggiungere l'obiettivo, perché uno dei problemi che riscontri in questo gioco è seguire gli obiettivi, perché mi perdo. Non fare cose avventate, appunto, l'ho potenziata.
sì, tu non sai le volte che Tutte le telecamere si volando. sono spente. Qua intorno deve esserci qualcosa da usare per accenderle. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto l'area della missione. Mai occhi mortali si erano posati su qualche cosa di tanto grandioso, gigantesco, favolosamente realizzato. Così. Basta! Trovati un posto dove andare! Lo farei se potessi. La cucina di Efesto è Chi c'è? favolosa. Qua. Molecole. Vedete qui, ragazzi, che vi distruggo, vi spappolo l'anima, la vita. No, con calma. Stai più calmo. Ok. Questo è andato. Aia. Queste le arcie di odio, di odio, cioè proprio l'anima, cioè porca miseria, oh che rottura di scatole, che noia. Comunque in generale, ragazzi, il gioco, perché mi è arrivato un commento sul canale, uno dei pochi commenti, in cui mi chiedevano se il gioco, siccome era abituato più che altro ai vari Demon Souls, Dark Souls, questa roba qua, non c'entra assolutamente niente, cioè è tutt'altro gioco, cioè non, quindi non è su quella tipologia lì, è molto più tranquillo. Cioè, perché comunque Demon Souls, Sekiro, questi giochi qua sono comunque molto impegnativi da un certo punto di vista, no? Dei combattimenti, del. Vai via, muori, spappolati. Invece questo, come vedete, è molto divertente alla fine. Quindi non dovete stare lì a bestemmiare perché vi ammazza ogni 30 secondi. Cioè, sono giochi diversi alla fine, quindi non c'entrano niente. Ah, vabbè, ma per accenderla, ma scusate, ma pure io. Mamma mia. Ma se io la poso qua sopra. Fatto. Cioè fa tutto sto casino per. Ma guarda te. Niente. VGD3 e la mira. Ok. Oh, chi è? Chi c'è? Tutti qua mo stanno. Ok, la peppa e la peppina, tutti qui state, tutti qua. Perfetto. Chi c'è? Scendi dalla. Scendi. Scendi dal trespolo. Habemus Papam, sì. Decisamente sì. Habemus Papam. Questo che se sta a fare? Riposino de mezzo. Che fai tu? Oh? Ma ciao, ma come stai? Vabbè. Meglio che te continui a riposare. Riposate me. Continuate a riposare che è meglio. Ha dato due martellate. Mi ha fatto ritorna giovane. Porca
porca miseria. Aio. Sì, vabbè, pure. Muori. Scoppia. Come un uomo. Ma chi sono questi? No, 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 no. Oh, che cavolo. Ma che è successo? È tutto rosso. Sì, vabbè, c'è sta pure. Aspettate, aspettate, ci stanno a prendere ammazzate. Ma e questo con sto martello. Mo' capito perché sto due archie maledette. Maledetto san bella camiseria. Guardate te, se devo morire così. Scendi. Scendi. Immediatamente da lì. Ah beh sì, almeno è un gioco diverso, cioè nel senso, ultimamente non è che siano uscite grandi cose. Vabbè, poi anche il fatto del Covid e tutto quanto, poi il flop di Cyberpunk è stato veramente brutto, quello. Ma tutti qua, mo? Pure te, pure l'automa. No, 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 questo se c'è via, questo spara pure. Allora, un secondo. Allora, il problema, a parte l'automa, che non ho, cioè che non ho niente per... va preso. Che cavolo. Vabbè, ci siamo impelagati in questo combattimento. Epico. Che sta a tirare bombe? Se te saluto. Guardate che roba. No, via, 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 che fa la combo. Oh, però pure io, ci metto del mio. Finito? No, 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 no. Calma. Calmo, rilassati. Rilassa, stai rilassato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Stesso meccanismo, presumo. Dobbiamo trovare il carbone e buttarlo lì dentro, semplicemente. Lo accendiamo. Qua il nostro caro automa ci dà una mano a accenderlo, vero? No. Io ti accendo e ti porto.
Esatto, raccogliamo queste che sono. Grazie. Ok. Presumo il meccanismo quello sia, cioè nel senso è la stessa cosa che abbiamo fatto nella precedente. Ecco, stessa mira. Ok, porco. E dai, su, non, ti prego, non mi rendere la vita complicata. Grazie. Dove ce ne andiamo? Ah, ce ne andiamo verso la prossima che sta verso di là. Corriamo, corriamo. Cioè, aumentate subito la resistenza perché veramente all'inizio non riesce a scalare nulla questo personaggio. È una cosa. Cioè, ti fa incavolare perché cade sempre. Poi, quando gli migliorate un pochettino la resistenza, allora comincia a ragionare. Ma se no, è impossibile fare una scalata. Mi ha visto. Ci siamo visti, ci siamo salutati. E io mi do. Zona missione. Quanta bella gente. Sì, ciao. Mi fa piacere anche a me vederti. Succede? Allora, ci dobbiamo liberare tutta questa gente molesta, tipo te che voli su. Fatto. Siamo in movimento. Bello così, bello così. Ok. Belle. Bella così. Perfetto. Stessa Io sorte. sono la verità infinita. Sono la rinascita del Chi mondo. te tocca? Stai tranquillo. Chi te tocca? Il nostro tifone è molto. Oh, no, stai lì, stai tranquillo, stai lì. Non ti scomodare, non ti scomodare, ci vediamo dopo, eh. Porca miseria, ragazzi, automi. I tasti? Era un po' che non ci giocavo, quindi ho problemi con i tasti. Lancio. Era facile perché. Ce ne manca una, eh. Ce ne manca una. Che sta di qua. Chiaramente poi, finita la storia principale, ci vedremo anche altre cose, insomma, però adesso di base voglio andare avanti con quella che è la storia, senza perdermi in altre cose, perché sennò diventa tutta una confusione cosmica sto gioco.
come un po' tutti i giochi di questo genere. Quindi ed è anche la prima volta che porto live un gioco così, quindi nel senso, di solito porto FPS o comunque giochi in cooperativa dove è più semplice. Questo, se comunque non ti strutturi leggermente, escono fuori cose inutili, cioè giri e non risolvi nulla. Ok, zona missione. Stessa solfa. Proviamo, non ti ammazzare. Eccola qua. Troviamo il carbone. Dov'è il carbone? Bella domanda. Carbone, carbone, carbone. Carbone. Dove sei, carbone? Scusate, ma io se faccio così, ecco, vedete la mancanza di logica? È questa, è proprio le basi. Ok, prendiamo questa e ce l'andiamo su e ci diletteremo in questa disciplina olimpica, ovvero lancio del carbone. Perché a quanto ho capito dobbiamo stare su questo affare che chiaramente tiene aperto il forno e scagliare con violenza, ma molta violenza, questa cosa dentro alla fucina. Siete pronti? Io no. Violento, no. Questo perché quando giochi 37 giochi non ti ricordi che c'è il lancio caricato. Ecco. Mea culpa. Oh, Artia. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Che smolecolo. Ti trituro in tanti pezzi. Allora, per quanto riguarda le fucine, abbiamo finito. Sono la rinascita del mondo. Calmo. Anche troppo pressante. E sgonfia sto ego che è troppo grande. Allora, stavo dicendo, adesso fatte le fucine, riattiviamo le prese d'aria.